Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo coniglio al verdicchio alla mia maniera. Vediamo un po' gli ingredienti. 3 spicchi d'aglio, poi abbiamo del pepe, poi abbiamo qua del rosmarino secco, della salvia secca, con tutto quanto basta, peperoncino, una noce di burro, abbiamo un po' di farina per panare, dell'aceto di vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale, del buon verdicchio delle Marche, della zona di Ancona, Jesi, vicino ai castelli di Jesi, eccolo qua, però non posso far vedere la marca per una questione di copyright. Qui abbiamo un chilogrammo di coniglio che io ho già messo a bagno con acqua e un tappino di aceto bianco. E poi qui ho 1,5 litri di brodo di carne che ho avanzato e quindi ho usufruito per fare questa ricetta. E cominciamo. Eccoci, adesso lo sto sciacquando, l'ho fatto stare 20 minuti a bagno con acqua e aceto bianco in modo che leva quell'odore particolare. Potete mettere anche il succo di limone. Ecco qua. Adesso andiamo a asciugarlo. Eccoci qua con un canovaccio pulito e asciutto. Asciugo bene il mio coniglio. Ora lo passo nella farina, così. Poi lo metto qua perché poi farò così e quindi tutto l'eccesso della farina andrà giù e potrò anche recuperarla. Infariniamo tutti i pezzi. Allora, burro, olio extravergine d'oliva, così, poi l'aglio, poi mettiamo un pochino di peperoncino, non molto. Ecco qua, così, e facciamo sciogliere il tutto e facciamo rosolare un po' l'aglio. Eccoci il nostro aglio quasi rosolato, cominciamo a mettere il nostro coniglio infarinato e lo facciamo ben ben rosolare. Adesso intanto lo mettiamo così. Allora, intanto metto un po' di sale qui, così, metto un po' di rosmarino secco. Io mi trovo benissimo, anche perché lo digerisco meglio, mentre se lo metto fresco ha quel retrogusto un po' strano, non so, non riesco a digerirlo da fresco e quindi lo uso molto spesso secco, è anche molto più pratico. Poi, quando giro, salo di nuovo e metterò le stesse spezie, esce il pepe e anche la salvia. Tagliamo questo fiocchetto. Ecco, lo sto girando dall'altro lato, vedete, mi è già bello rosolato. Rimettiamo dopo il sale, un pizzichino ovviamente, ecco qua, bene qui, sale, poi ancora il nostro pepe, il nostro rosmarino secco, ecco qua, mi piace molto profumato, la salvia. E facciamo rosolare anche sull'altro lato per qualche minuto. Eccoci, allora adesso andiamo giù di verdicchio dalle Marche vicino Ancona. Eccolo qua, mettiamo un altro po', facciamo evaporare. Eccoci, vedete, è evaporato tutto, sta facendo la cremina, però noi adesso dobbiamo aggiungere il brodo, dobbiamo coprire. E fino a quando il brodo non ha asciugato, circa un'oretta e un quarto, insomma, a lento a lento lo fate andare così. Eccoci, vedete, ha ripreso il bollore. Adesso noi abbassiamo leggermente la fiamma, medio bassa, un'ora e un quarto, 1 ora e 20, forse anche meno, insomma, date sempre un occhio, ovviamente. Entra un po'. Eccoci, guardate che bella cremina.
Adesso io comincio a impiattare e dopo metterò sopra anche il sughettino. Eccoci, mettiamo un po' del sughino sopra, così andiamo sul tavolo che mettiamo l'ultimo tocco finale. Eccoci, è pronto. Mettiamo ancora un po' di pepe macinato al momento. E il mio coniglio al verdicchio, alla mia maniera, è pronto. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram, vispateresa08, alla mia pagina Facebook, nel mio gruppo, in blog.com e in Pinterest con le ricette della Vispa Teresa. Io adesso, che dire, cliccate la campanella perché vi terrò sempre aggiornati, mettete un like perché mi fa piacere, io vi mando un bacio, ciao, alla prossima!